una sentenza contro la caccia, una sentenza contro la riapertura la preapertura della caccia, la Regione Marche risponde prontamente. Ma io credo intanto che bisogna essere, noi siamo rispettosi naturalmente della sentenza del TAR, perché chiaramente ogni istituzione ha un suo ruolo, però non la condividiamo nel merito, soprattutto perché questa volta il calendario venatorio era predisposto anche cercando di rispettare un po' le indicazioni che nascevano dal sistema del regionale e anche in parte dell'ISPRA, anche se poi l'ISPRA ha dato dei pareri, ma soprattutto l'avevamo rafforzato con una società che ha costruito, che ha predisposto anche la via, cioè la valutazione impatto ambientale, proprio perché ritenevamo rispetto agli anni passati che questo percorso rafforzasse il calendario venatorio. Il TAR ha preso una decisione diversa dal nostro percorso. È chiaro che in questo contesto la Regione Marche sta facendo una serie di valutazioni e l'obiettivo è quello di, fatto salvo tutta una serie di riflessioni da parte dell'Ufficio della Caccia, di poter predisporre un atto che possa essere, come dire, di supporto anche alla sentenza del TAR e quindi non contro la sentenza del TAR, ma che allo stesso tempo permetta di dare la possibilità ai cacciatori di riaprire la caccia in preapertura, con alcuni aggiustamenti, con alcune integrazioni, con alcune, come dire, rivisitazioni, ma comunque la preapertura a nostro avviso va data. E quindi da questo punto di vista la Giunta penso che entro giovedì o venerdì, cioè due giorni prima della preapertura, predisporrà un atto che integrerà e andrà anche incontro ai risultati, a questa sentenza del TAR. Parafrasando il tema di questo incontro, questo è un po' il presente della caccia, il futuro è il piano venatorio. Piano faunistico. Chiaramente. Questa chiaramente è l'attualità e quindi su questo noi dobbiamo essere sempre sul pezzo, cioè quindi la preapertura va fatta. Ma è altrettanto vero che l'obiettivo strategico, l'obiettivo, come dire, politico venatorio da qui ai prossimi 10 anni della Regione Marche, condiviso sostanzialmente dal sistema del venatorio della Regione Marche, anche dal mondo agricolo e anche dal mondo ambientalista, io direi, dovrà essere il piano faunistico regionale e l'obiettivo è approvarlo entro il 31 dicembre. Perché questa data? Perché questa è la data dove la legge regionale prevede che venga attuato il piano faunistico regionale.